Signor! Signora! Signora Armi! Ralph P. E nu de la gaba ești fiachit. Tandă va și mânie în denuri. Sto esaurito perché mi venga niente nuova, niente nuova, niente nuova. Perché non vedo niente nuovo, posso tu guarda attorno. O compagno racconta niente nuovo, che la pena con sconto. Chi lo comincia a sconto, la già fa nuova nuova. Raffa quando te muova, è perché non ci prova. A fatica non ci sta, si costretta a rubà. A fatica ci sta, si dà troppo ma non vuole papà. Niente nuovo. Eppure mamma te dice che non fai niente nuovo. Si dà radine quattro te fatte e poi urma solo. A guaglione te las, o stato fosse las. O pulmano non basta, e stasera mi scassi. Nuova una mentalità, l'uomo non avesse a portà. Goppa una viarette, ma aspetta rispetto le cifre che è dignità. Sto esaurito perché mi che niente nuova, niente nuova, niente nuova. Niente nuova. Ma tu che ci fai qua? Ma da spinto che sono malata, 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 provate a vivere la vita come sa viva chi sa fanno perché stai partito. Sai accetta tutte sfide e non dare all'anzi. Anzi nulla è proibito, voglio una mare, ci fai niente nuovo, tenga mille radici o sai. A TV non produce mai niente nuovo. E ne manca stupizia, né niente nuovo. Muovete con gruppo. Frate fatto fu. Si sono a posto per fine views. Ne trovo un compagno tu. Sapito perché mi che niente nuovo. Niente nuovo, niente nuovo. Niente nuovo. Perché mega niente nuovo, non fai niente nuovo, non sai niente nuovo, sei esaurito perché mega niente nuovo, niente nuovo. Arrivati. Buonasera, chi siete? Abbiamo chiamato per l'operazione. Vai, va. Cazzo, non ha fatto, se riuscivo. Mannaggia culone. In un pazzo camera! Ha fatto coraggio! Mamma mia, cazzo! Fatemi riposare un po'! Ma spazio, ma spazio! Mamma mia! Mamma mia! Caramba, mamma mia! Fatti non andare a posare, forza! Mamma mia! Ti hanno detto! Ma ci l'ha preso? La ferita fa infezione! Sì, ma arrivo, dottore, non ti preoccupare! Mamma mia, carbo! Non ci pensare, non ci pensare, così ci pensi, è peggio! Canta, canta! Sei esaurita perché becca... Oh, tu ti sta zitto, hai capito? Tu ti sta zitto! E chi si viene canta giù, mo? Aiutami! Tutto, aiutami! Mamma mia! Mamma! Mamma! Tu chi sei? Un ferito,
Buon night! Ma con la sirena? Mamma mia! Oh, non gridare che Don Antonio sta dormendo. E gli hai sparato tu? Sì, signore, da tu. E perché stai qua? È perché ho fatto successo mo a Via Marina. In prossimità dell'incrocio che a destra porta a San Giovanni a Teduccio. E a sinistra l'autostrada di Pompei. Aiutato! Vai zitto, non gridare! Adesso vedrai che il dolore si calma. Ecco. Allora? E allora, dottor, quando ci siamo sparati? Perché murissimo a sparare! Che si ha su, ai! Oh, ma che fai? Che stai sparando? Insomma. Insomma. Dunque? Perdevo sangue e cercavo aiuto, ma non bastava anima viva. Lui quando ha capito che ero caduto tu se ne è scappato. Che dovevo fare? Aspettare le guardie che mi arrestavano. Forbici! E ti ragiono pure tu? Io ho girato il primo vicolo che porta verso la ferrovia e mi allontanavo a passo normale. Ma più mi allontanavo e più sentivo lui che gridava aiuto, aiuto. Nel cuore della notte fa impressione. E poi che diavolo, siamo amici. O potevo malassare sull'Islandero. Così sono corso da lui dotto talmente forte che mi batte ancora il cuore. Fortunatamente poi ho trovato un taxi, l'ho caricato sopra e siamo venuti qua. Dovete dire che non l'ho nemmeno riconosciuto. L'ho scambiato per un passante, perché altrimenti ti sei sparato. Ma secondo te, io ti potevo malassare l'Islandero senza sapere gravità la farina? Grazie. E figurati, fra, è dovere, ora pensa a guarire. Ma quando guarisco ti sparo? In soffesa. Finitela! Tanto ho capito che la sparatoria è venuta per motivi insignificanti. No, dottore, i motivi sono importanti. Basta, basta, non mi affligge, non voglio sapere. Ma sono importanti. Basta, sì. Stata zitta, assentata. Mettete un logo, assento. Assento. Bel sistema. Io ti sparo, ci spariamo. E già la colpa non è vostra. Ignoranti siete e ignoranti resterete. Un sorso d'acqua può piacere. Non puoi bere. Amoro Carmen. Amoro Carmen. Ah. Cioè pensava prima era sparatoria. E quello è un potente ricchione, dottore. No, dottore, è il suo ricchione. Siete ricchione tutte e due. Ma voi volete sapere fa? No, state zitti e assettate. Mettete la forza. Cadio, fazzoletta. Ecco qua, calibro 9. E l'ha da purtroppo un bel, ma non al santuario. Non credo che la Madonna voglia arricchire di un altro esemplare la collezione di pallottole che tiene. La deve mettere fra gli scavi, a dimostrazione dei passi giganteschi che sta facendo la civiltà. Mettetela sul divano, quando rinviene se ne va. Io voglio parlare così. Sì, è pure io. Vanno a parlare così, non che vanno a parlare. Don Antonio sta ancora rumendo. E più tardi si sveglia. È meglio, Buongiorno, professore. Ciao, Gennari. Gennari, buongiorno. Buongiorno, vedi. Si è addormentato subito ieri. Ecco, deve essere a mezzo. Ma che hai fatto? Dopo 10 minuti, un quarto d'ora sono andata. E ho aperto la porta piano piano, come faccio sempre. E ha già visto che già stavo rumendo. Così non sa niente del fatto di Armida. No. Don Antonio se n'era andato a letto da più di un'ora. E come sta? L'hanno medicato al pronto soccorso a Napoli. Dice che ha avuto 12 punti. Cos'è pazzo? Io proprio stanotte sono tornata che era già successo il fatto, se no la medicavo io. L'abbiamo accompagnata a Peppo Ciuciù. Verso le 2:30 telefonata Peppo Ciuciù. Ha detto che Armida si sentiva meglio e si era pure assopita. E me ne sono tornato. Io gliel'ho detto 1000 volte ad Antonio, niente. Tiene una passione per quelle bestie. Le allepa, ci perde la salute. E non capisce che sono un pericolo per la famiglia. E le sue animali feroci. La malavita che non è un cane, è una belva. Mandare a Pavocca per l'inferno, non è brutto. Ma io la mando all'altro mondo con un colpo di pistola in mezzo alla fronte. Che sta vota malavita, a ta fecondo con me. Se ti senti patata, stai frisca tu. E quando sai pagare tutto a mamma in quelle condizioni, piglia stessi sta pistola a ciro. Chi le tiene un'adorazione per donna Armida? Figuriamoci se io cane passa liscio. Io mi faccio una doccia, una veste, mi metto in la macchina e me ne vado a Napoli un negozio. Ma colà. Mi pare che mi abbia battuto con latte o caffè. Va bene. State buono, professore. Ciao, Gennaro.
Professore, vi volete niente? No, grazie, mi ho preso il caffè. Più tardi, allora. Ah, quando si sveglia Don Antonio, insieme alla colazione che porti per lui, mi porti pure un bicchiere di latte freddo per me. Porto pure qualche biscotto. Ma colà, fa tu. Stamattina viene gente. Poca. Sarebbero stati una decina, ma ieri sera Antonio mi ha fatto cancellare dalla lista 7 persone. Ha detto che lui quando viene in coppa Vesuvio viene per riposare. E tiene ragione. Guardi, quando pensa che fra qualche giorno ce ne torniamo a Napoli, ne sa il freddo addosso. Antonio, in... Ti sei svegliato presto stamattina? E Catillo non dorme mai a notte, a rispondere tu, professore? Stanotte ho fatto un intervento. Ah. Arma da fuoco. Si sono sparati sti due, io. Onaite e Palumiello, erano verse 4:30. No, erano 5, mancano 4. Erano 4. No, erano 5, mancano 4. Buona, 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 palla a Marop. Giacchino, Giacchino. Giacchino sta bene dove sta, Anto? Tu tieni una fibra d'acciaio, una salute di ferro. Possiamo aprire un'officina. Tu valla in faccia, tu, eh? Tu valla in faccia, tu. L'unica cosa che sto mondo che quando parla dice la verità, lo specchio. Ma c'è sta pure un'altra cosa che non dice mi bucia. La morte. Un uomo, professore, per commettere delle ingiustizie, ma si può fingere sordo, muto, ciecato, paralitica, tisica. Si può far credere un buon di morto. E i miei, compreso tu, professore, hanno fatto prova e controprova per assodare sia l'infortunio che la malattia, se non verace, no. Ma quando è morta, o cuore dice la verità, si ferma. E che è l'unico momento in cui il medico curante è sicuro di quello che dice senza paura di sbagliare. Il decesso è avvenuto per collasso cardiaco. Ti trovo, professore? E come no? Quindi meno che con tutta la pillola che mi rate ha già dormito precisamente 3 ore. A me mi basterebbero 5 ore di sonno, ma 3 sono poco. Di quelle pillole ne puoi prendere pure 2. Una prima di cena e l'altra dopo. Io ho sentito pure la macchina a cancella, la voce di Catillo, i mammaro Carmine, che lì là. Ho capito pure che si trattava di un intervento, ma ho pensato sì, hanno bisogno, mi chiamo. Ma non c'è stato bisogno, andò, ma ha fatto tutto cose lui. Poi c'è stato l'incidente. Incidente? Fai prima colazione, poi ne parliamo. Tanto che è grave, suato. No, grave no, altrimenti ti avrei svegliato il sogno. Però fastidioso sì, eh? Io non c'ero e mi è dispiaciuto assai. Mia moglie Armita dove sta? E che servito? Lo porto pure prosciutto e fica. Aspetta tu, è prosciutto e allora? Immacola, tu eri in casa, parla tu. Mica cosa? Ma insomma è successo qualcosa a mia moglie? Armita è stata morsicata da un cane. Quando? Verso l'una. Ce ne eravamo andati a letto tutti quanti. L'ultima è sempre donna Armita. Ha già sentito i strillare e quando sono arrivata l'ho trovata più morta che viva. Con vestiti stracciati, sporchi di sangue. Poi Gennarino e Peppe Ciccione hanno accompagnato a Napoli con la macchina a pronto soccorso. Io volevo chiamare, ma che la signora Armita ha detto no, l'ha stato stocca, che si scende. Perde pure che lì 3-4 ore su una cosa fa. È buono sul latte, pane e latte a mattina è la più migliore colazione. Ma chi sta genuina? Ma dovresti prendere un bicchiere pure la sera. No! A sera no. E ma dove sta la telefonata? Ha telefonato Peppe Ciccio. Ha detto che la signora si era assopita e che appena si sentiva meglio metteva in la macchina e la portava qua. Ma ti è stata una cella o mala vita? Ah, non è che sta la signora non me l'ha detto. Ma una cella no. Una cella è un cane giudizioso. Può tenere pure una certa affezione per Armita. Quella
E' malavita, è malavita che è una selvaggia che la canna non conosce nessuno. Sono cani pericolosi. Ma c'è stato l'intervento. Eh già. Ho fatto. Te l'ho già detto, si sono sparati per motivi equivoci, ma secondo me non è il caso che ti può interessare. E perché sono qua? Vogliono parlare con te, evidentemente per appianare la questione. E non ho capito, chi si qua prima si sparano e poi ne parla con me. Professor, ma tu hai deciso? Mandato mi conosce. Io sono un uomo sincero. Ti ho domandato solamente se hai deciso. Ma la mia partenza ti ha dolore. Capisco che dopo anni di collaborazione, posso dire di amicizia, la mia decisione ti mette in imbarazzo. Ma che succede? Se parto io viene a mancare il braccio destro di Antonio Barracano. Ma quello? Ma quante volte ti ho detto che questo non è un servizio che ha fatto uno? Tieni in mano surata e sporca le cucine. Che se sono sporca? Ma chiama Geraldino. E mo vi chiama Geraldino. E allora? Sono stanco di girare a vuoto. E quando parte? Dopodomani. Ho fatto pure il biglietto. Ma dopodomani è venerdì. A te ti conviene partire di venerdì? Di Venere e di Marte? Ma comunque. Se hai deciso tu nella giornata di sabato sei arrivato a New York. E che significa? Che è mio dovere farti trovare delle persone all'aeroporto che ti riceveranno come su conviene. Anto, che fai? Minacci? No. Ti avverto. Russo, io sera ci metto la capa coppa cuscina e aggiaro me. Per fare questo devo tenere la coscienza a posto. Quando prendo un provvedimento nei confronti di qualcuno, e in questo caso nei tuoi confronti, prima di tutto devo verificare che non poteva agire altrimenti. Secondariamente devo avvertire l'interessato, ma mo subito mi spiego con te. Papà, buongiorno! Oh, Geraldine! Hai dormito bene? Non c'è male. Guarda come sono pulito a camicia da rapina. E Gennaro? Sta scegliendo la cravatta. Ha voluto sapere il colore della vestita. E ha detto che quella che aveva scelto ne ha adatto. Ma quella... Quella Gennarina te ne gusta, eh? Ma tanto che fai, tanto che dici, mi fa mettere quello che piace. Ai! Amarinda. Papà, buongiorno. Buongiorno, dammi un bacio. Tiè, dire quale ti piace. Ma perché questa non è buona? Ehi, la cravatta è una cosa personale. E uno se la deve scegliere a gusto proprio. E papà te non ha mai avuto bisogno di ricevere consigli. Scegli. A te quale ti piace? Se ci dice la verità, a me mi piace questa, eh. E che ci fa fare il numero con questa cravatta? Papà, tu sei giovane. Ma conto mi, è questa cravatta che ti ha messo sotto a chilo vestita. E nessuno ti può dire niente. Ma metti questa qua, basta che ti stai zitto. Quando te ne vai? Se ti muovi ce ne ammazziamo. No, io non esco. Tengo da fare in casa. E i venga che fa a Napoli? Hanno combinato 3 arredamenti completi per 3 matrimoni. Contratto fatto a prezzo chiuso. E mi hanno dato pure l'anticipo. Lo sapevi quanto guadagno? Ma che sono affari tuoi? Ma pure per soddisfazione. La soddisfazione mia è che tu sei soddisfatta. E a me è quando devi gallare in buona salute. E che l'hanno mangiata? No, ancora. E saputo fatti mamma? Sì, l'ha saputo. Voi pa, siamo io permessi. A malavita ci rio. Povera bestia. E tu mi chiama povera bestia? Che non ha poca signora, muoveva paura. Vai dalla città. Mi coppe pistola in fronte, non ci voleva nessuno. E sia lodato di Dio. Certo, non si dispiace perché si è affezionato. Hanno bastione chi è meglio che muore. Ma tanto, io non l'ho fatto mangiare ancora, perché voglio sapere a voi se ha già preparato i zuppa o una sola. E cano, sei mi, fatti i fatti tuoi. E tu, ma culo, ma preparati due zuppa come sempre fatti. Va bene. Capo? A posto, andò. Papà, ma come sei bella. Poi la gente dice, ma tu quando ti sposi? E dove trovi un uomo come te, papà? Ah, e allora? Mi stavi spiegando? In merito alla partenza? In merito alla partenza. Professore, tu sei tanto padrone di vivere gli anni che ti ha concesso il nostro signore, tanto di chiudere la tua esistenza fra 10 minuti. Se te ne parte, tu dici Antonio Barracana, e io so. Ma secondo te che è una minaccia? Mi conosce da tanto tempo, come può proprio pensare a una cosa simile?
Non mi niente minacci. E non hai nessun dubbio che ti potrebbe far cambiare la decisione che hai preso? Sì, un dubbio ce l'ho. Mm. Tu mi hai spiegato che significa sostanghici da vuota? Anto, noi proteggiamo una massa di delinquenti che fa schifo. Rischiamo la galera, io e te, non una, ma milioni di volte per aiutare una classe di uomini spregevole che poi è la vera piaga di questa città. Ma è la vittima, vuoi dire? La vittima! È naturale, perché si tratta di gente ignorante e questa città mette a frutto l'ignoranza di questa gente. Professore, sui delitti e sui reati che commettono tutti gli ignoranti si muove, vive l'intera macchina mangereccia della città. L'ignoranza è inutile alle rendite. Mette tanto ignorante vicino e campo buono tutta la vita tua. Ma pure l'ignorante ha capito. Ha capito che ci tenei santa van paravisso. E dice, ma mo, si va in tribunale per appianare questa vertenza. Ma io con tutto che tengo ragione, ha fatto avversario, o si serve dei santi, che molto probabilmente tiene in paradiso, o presenta tre o quattro testimoni falsi, i quali s'appavano, s'affittano. Non dire falsa testimonianza, light Gesù Cristo. Per dirlo lui, vuol dire che si faceva e si fa ancora, professore. Ora molto ignorante, anziché di correre il pericolo di andare in tribunale, va direttamente dalla parte avversaria a farsi giustizia con le sue mani. Il se manca l'era lo stesso, vero? Ma la parte avversaria, eh? Se ne avevo campo santo, professore. Io non sono un assassino. A cerchino di maci, se non sono stati io a ragione, a conosci? No, e non te l'ho mai chiesta. Siete ricco però che tenevi ragione, non mi ha creduto. Io tenevo 10.000 volte ragione che la carogna aveva morito. Presentai tutti gli alibi. 8 testimoni a discolpa. Fui assolto per legittima difesa. Oggi sono incensurato e tengo porto d'armi. E che significa? Oh, maronna, che ti teni santa, ma paravisa e chi non ne teni... Va all'inferno! No! Ven a domè. Quanta delitti e ferimenti ha mai evitati? Evitati? Ma se sono anni che aggiusto teste, pance, tolgo proiettili da gambe, braccia, spalle, io pago a caro prezzo il giorno maledetto che ti ho conosciuto! Professore! Tu mi tieni prigioniero in casa tua come un ostaggio! È la terza volta che mio fratello mi invita ad andare in America a casa sua ed è la terza volta che tu mi fai perdere l'occasione! Ma insomma, se mi devi far uccidere in America, perché non mi uccidi qua? Avanti, su! Spara! Spara! Ma così non ne parliamo più! Professore, ma che ti ammazzi che ti volevamo bene? Mio padre ha insegnato 40 anni all'Università di Napoli, io ho disonorato un cognome! Sono una chiavica! Faccio schifo! Sono un vedente di merda! Questo sono! Che è stato, papà? Ma che devi, papà? No, niente, niente. Non sta salendo la freva. Professore, volete un bicchiere di cognac? No, grazie. Immacola, portami in camera mia e fammi due borse d'acqua calda. Mugè. Russo, se ti scoppia la febbre per partire, devi aspettare che stai bene, non ti pare? Eh già. No, dico, se ti passa la febbre, tu che fai? Parto lo stesso? Non lo so, ma mo speriamo che mi passa la freva. E speriamo, eh? Andò, si sei comodo? Chi è? È arrivato per la scalona sola e Vincenzo Guzzi già saccano quarta ora. E che giornata che schierata stamattina? Gerardi? Va là e pigli l'incartamento, quattro sono a sole. Poi c'è stata la Filucci Sant'Anilla con la fidanzata. E tira, o figli di panettiere che sta a Napoli in viaggio a Cintalbì. Ah. E mo stanno pure si lui, ebbi. E che è? E che si tratta? Una cambiale che si trova nelle mani di Pasquale Unasuna a firme Vincenzo Cuore. Ah sì, con l'interesse lo 10% alla settimana che diventa 40 euro per un mese. Esatto. I Sant'Anilla? Noi Sant'Anilla scheda non la teniamo perché ancora non ha parlato con te. Gennari, ci da chi si lui? Cati, fatela sia a questa gente. Tu quando andò? A tutto quando? A posto. Oh, forza. Sai, Antonio mi sta aspettando. Andò. Antonio.
Don Antonio, buongiorno. Buongiorno. Antonio. Tu sei San Daniele? A servirvi, la mia fidanzata. Ehi, piccere. E casi, aspettammi un altro poco, facciamo battesimo e matrimonio tutto assieme. Già. Dici che mi ha parlato? Don Nando, permettete? La faccenda mia è un po' particolare. Ho capito. Si tratta di una cosa delicata. Allora fa così. Prendiamo la fidanzata tua, io mi faccio un bello giro in due giardini. Respirate un po' che l'aria pulita, mi dici perché si qua sta facendo e poi mi hanno a chiamare, eh? Come volete, Don Nando. Vieno. Naso. 5 minuti e so tutti. Un etto. Io valo il mio. Esatto. Tu sei stato sparato in coscia? Sì, signora, non dove. Ho fatto. Don Nando, io lavoro al porto. Aspetto l'elemento adatto e quando lo trovo l'accompagno colorato. Il locale notturno che sta via Marina. Sì. Ma che è successo? Io sono stato 25 giorni dentro a letto con bronchite e polmonite stufetendo i. Si è presentato colorato e si è proposto i fa fatico post mi. Don Nando, e la pagnotta è pagnotta. Oh, io non mi sono presentato, non a me mi hanno chiamato. E quale rione sei tu? E in di casa nuova. E tu? La sanità. Ah, sì, da sanità. Cadete, ne viene il pistolo in da sacca. Sì, signor, andò. E mettilo sopra il bancone, per cortesia. Le mancanze sono due. Uno l'ha commesso Palomello nei confronti di Ronaldo. Un posso... colorato e zona su. Tu che ci facci paga di parte? E perché mi hanno chiamato? Mi hanno chiamato e tu non devi mai rispondere. Ci sei chiuso? Ma perché mi hanno chiamato? E' sbagliato, Palomello. A pagnotto è pagnotto. Non ti fa per che di parte. Ma ti già fa subito, ma non ce n'è bisogno, non do, non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno. È nata mancanza, l'ha avuto un night nei miei confronti. Don Nando. È naturale. O Palomello ha sbagliato, sì signore, ma il suo sbaglio, regime, non è che si punisce con un colpo di pistola, ma dove siamo arrivati, eh? Tu sei dori con la sanità. Perché tu prima sparare non sei venuto a chiedere permesso a me? E perché roppo sparato non l'hai portato pronto soccorso? Ti sei messo paura di referta medica, eh? Don Nando, ma se solo le piglia soddisfazione. Se solo le soddisfazione, sparavi a te. E non fermi in mezzo. E si spara a te, tu spara a essi, faccio le mie zie frate, e zie, e cugini, e nonna, a carneficina, facciamo la guerra europea. Non volete capire che la vita si rispetta, voi siete giovani. Tu si dori una sanità? Sì. E beh, la prossima volta ti faccio in galera. E là dentro là non ti faccio arrivare, mancano sorse d'acqua. Mancano fazzolette pulite, ti faccio fare i perucci e vinta la camisa. L'incidente fra voi due è chiuso. Stringete la mano. La pace è fatta. Cadi i segni. Ho fatta, non tena, sicuro. Eh? Fatti a fare un bello giro in coppa piscina e non ti muovere, sì. Hai capito? Ma raccomando, non ti muovere là. Hey girl. La prossima volta, se vuoi sparare per conto tuo, io scordo tuo nome e tua donna barracana, ma se tu ricordi prima di sparare, la vignaccia con permesso a me. E mo pigliatevi il pistolo e già te vinno. Buona fortuna, va giù. State voi buono, va giù. Arrivederci. E allora? E che si dice a Napo? Ando. Pasca, mannaggia, cavato io. E che sa dare la solita vita, io. Oh, mia sorella ha un altro bambino. E con questi siamo a bellezza di sei, prima esce che quattro figli, ma andiamo. Ah sì, ti piace? Grazie. A Roce stanno i figli, ci sta la provvidenza. Facciamo la volontà di Dio, non ci vuole mai mandare. Sempre sia lodato. Pasca, e la volima accucciare che sta facendo? E quella facendo, andò. Yamma, la provvidenza dei figli. Sei. E vuol dire che la provvidenza non mancherà neanche in casa sua, no? Pesca, a me non mi piace parlare assai, però, eh? E poi è un'altra corto. E avrei con me corto. E qui presente mi dice che è venuta la distruzione.
la famiglia sua è a casa una cambiata, sulla quale sta pagando un interesse del 10% alla settimana a 7 mesi. Per farla finita ha da sparare a pascare una sola. A me? Mm, a te. Ha distrutto, Andò. I 300 a settimana ne guadagni, mi ha gridato. E sto pavanna a 7 mesi a tenga, sembra un rebbe di un coppi spalle. I figli mi sono morti di fame, sta carogna non dare pietà. Ogni fine mese in guaia, ero dormendo, mia moglie stava venuta pure le matarazze. Andò, tenevano un furgone per gli affaticati. Niente, ma ci ha avuto a vendere pure chilla. Ma io non ci capito, ma quando ti sapevi i soldi, te li sapevi pigliavano. Ma non lo sapevi quello che dovevi pagare. E se tu me li davi, dopo una settimana facevo pure un affare, perché 300 te ne costavano 30. Andò, è gente che non si sa regolare. I soldi mi pigliai per fare l'operazione a mia figlia. E tiene ragione. Ma se a me mi vengono meno i pagamenti, che ci fa, ma già fermato? Eppure tengo famiglia. Ma statta zitta, che tu si non ti fa tente. E ti può permettere che la macchina perché affitti in camera ora. E tua moglie? O sappiamo tutto quanto, mestiere che fa? Oh! Tu dammi i soldi che mi devi dare. E poi ti metti all'altezza e discuto. Ma volessimo concludere? Concludere, ha detto che mi vuole sparare? Sa senti se fa 30 anni in galera, sì? Ma quello l'altro giorno, Pascari, certo che ti voleva sparare. Poi ieri è venuto da me a mettermi al corrente del nuovo programma. Io sono venuto da te. State zitto. Ah, ieri tu sei venuto da me e mi hai portato tutti i soldi. Io andavo. E tieni mente, si sta zitto. Ah, ieri tu sei venuto da me e mi hai portato tutti i soldi. Andavo per diffidenza, ma perché non me l'ha portato a me? Ehi. E Pascari, perché lui ti interessi su quest'ultimo mese? Non ne volessimo mai. E allora ha pregato me di intercedere presso di te. Ma Pascà, umanamente e onestamente, siccome questi soldi a te in 7 mesi ti hanno fruttato a bellezze... 8 e 4, andò. Poi a Catello, 8 e 4. A mio avviso, Pascà, lo nasone può pure chiudere un occhio. E si può negare qualcosa all'amabilità di Antonio Barragà? Ah. Oh. Lo sai, andò. Ogni tua preghiera è un ordine per me. Ma tu l'hai buttato il titolo? Come l'hai buttato, sai che è? Facciamo capezzi e con sapore. Precisamente. Ma qua ti devi accontentare di tutti i biglietti da 10, vero? E quello è il problema, Andò. E tenga la tasca segreta nella fodera della giacca. Ma allora siamo a posto. E oggi. Cati, alla poco a sette a pasciare. Ma ci pacienza, Pasqua. Qua dentro qua ci stanno 3 pacchi da 100 ognuno. E sono 1. E sono 2. E sono 3. E mi dica che ti rimuovo cassetta. Pasqua, io li ho contati, eh. Ma vorresti avere l'amabilità di contarli pure tu adesso? Andò. E che conto? I soldi. Andò. Pasca conta. Conta lo piano piano. Io li ho contati, ma è capace che mi sono sbagliato a mio vantaggio. Uno, due, tre, quattro. Pasca, tu hai contato piano piano, se no ti faccio contare, capo. 6, 7, 8, 9 e 10. E sono 100. Conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasqua! La mia ticina pochi sputati su vicino, che ne scivola una meglio? 6, 7, 8, 9 e 10. E sono 200. Conto. 1, 2, 3, 4. Pasca, ma se tu hai da vicenza, che le cadono i soldi? Non è caduto nulla, vai. Piglio. Sei, sette, otto, nove e dieci. E sono 300. Ma tu sei soddisfatta? Sì, signore. Stringetemi la mano. E la pace è fatta. Cadi e segna. Il fatto non te ne seguito, Pasca.
Me ne vado io. E dove vai, Pasqua? I soldi rimangono sopra la tavola. Pigliati i soldi che parlano sfregge. Andò. Pasqua. Fanno solo pacco. Metto la rinda la tasca segreta. Chiudo la giacchetta. Pasqua è giù la giacca. Pulissano pochi compagni che arriva la sanità. Non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno, Pasqua, perché rinda la sanità, siamo tutta brava gente. Salutate a Don Pasqua, lo voglio. Buona giornata, Pasqua. State va buono, Don Pasqua. Buona giornata, Don Pasqua. Chi si è titolo? Sì, signor. Se va stracciamo. Andò mi salvato. Andò tu hai salvato i figli miei, che sto in mano non so andare. Ma che mi hai pigliato per San Pietro? Mi cazzo, Don. Mi cazzo, Don. Mi cazzo, Don. Con Antonio Padre. Valla Luca, valla Luca. Con Antonio Padre vostro, con Antonio Padre Napa. Tutto quanto l'hanno sapere. Tu volimmo bene, Totò. Con Antonio Padre vostro, con Antonio Padre Napa. Totò, tu volimmo bene. Tutto quanto l'hanno sapere. Sta tornando mamma! E Peppe su, dice che 10 minuti e stanno a casa. Gennà, va a pigliare mamma tuo cancello, muovi, subito. Donna Do, io sto qua. Fai sedere la fidanzata tu. E cominciamo a raccontare questo fatto complicato. Grazie. Non vi ricordate di me? Io sì. Vostro padre tiene la panetteria in via Giacinta Albino. Adesso ne tiene due. Ma che ha fatto? Si è ingrandito. Quella in via Giacinta Albino è rimasta sempre la stessa. Ma quella che ha aperto 2 anni fa via Tolito al locale moderno, ancora più grande. Fa affari d'oro. Ando, tu stai sentendo loco, fa affari d'oro? Ecco, ma non sto sentendo, cati. Serve la migliore clientela di Napoli. Io vado a scuola in via Giacinta Albino e la mattina compro sempre il panino da voi per la merenda. Non vi ricordate di me? Ecco, ma no. Ma non vedo più a vostra madre. Quando si dice il destino, Donato? Durante una sparatoria noi abitavamo al primo piano. Un colpo entrò dalla finestra e colpì mia madre qua. In 3 minuti se ne andò all'altro mondo. Povera donna. La guerra. Maledetta sia la guerra. Sant'Anita, vorremmo venire a Busolissa? Non andò, vorrei parlare con voi da solo a solo, la cosa è molto delicata. È arrivata la macchina qua, ci l'andò. No, per carità, mamma, tengo fuoco, ca. Tata. Armin, mannaggia, capato io. Vediamo. Faccia bianca che te. Ha avuto un ricevuto, ha avuto. Tu l'hai visto? E chi sta a servizio di malavita? Vuoi pa, siamo io permesso. A malavita ci lì. Uè, non ti fa male questa pistola. Donna Andò, se permettete ci penso io. Un momento. Armi, tu puoi ricevere soltanto una cosa. Poi la pistola che ha da servire a malavita è una sola. Amico. Armi. Quando malavita ti ha fatto malamente, ti è venuto a trovare in da camera tua. No. A che ora è successo, fatto? All'1. Mi ero dimenticato il telefono in macchina. Quando ti voglio bene io a te? Assai. E tu a me muovi bene? Toto. Tu stanotte sofferta, ma mo, in questo momento chi è che soffre più assai? Io o tu? Tu. La cicatrice che a modo ti porta un coppo pietta, a me a domani resta.
Un coppo ancora. Ma la vita sta rinda a masseri per difendere la casa, la famiglia, la macchina. Sei stato tu che hai provocato a malavita. E te l'avessi allora in da sacca. Aveva ragione cana. E ma come ti senti? Una poco meglio. Ma volessi mettere una poca in coppolietta. Venite con me, vi pigliate pure una tazza e brodo. Ah, hanno detto che mi devo fare l'antirabbica. Arni, ma tu non ne fa nessuna antirabbica. Io tengo tutti e due i certificati che i cani stanno buoni, Armi! Don Andò. Sant'Anni, come vedi oggi non è proprio urnata, eh? Ci vediamo domani, cadi. Don Andò, è una cosa urgente e seria. Urgente e seria, 24 ore non sono che a fine del mondo, eh? Donnanda, io domani mattina devo uccidere mio padre. Non ho capito bene. Domani mattina devo uccidere mio padre. Tu secondo me hai deciso? Sì. Puoi passare fra due ore? Fra due ore, sì. Cadì. Forza, Sant'Anni, eh? Watch, un bellino. Che ha fatto tua donna, ma quanto vino? Ma quello ci vuole tempo per andare a venire dal canile municipale. Non è nemmeno loro che si sono venuti a pigliare qua. Ma perché non l'ha accompagnata a Gennaro? Armi, tu lo sai Gennarino com'è fatta. Se la mattina non va al negozio si sente mancare la terra sotto i piedi. Se mi si rinda la macchina e se ne è giù. E Peppe c'è giù. E Peppe c'è giù. Ma perché? Un Antonio. L'ha fatto correre a Napoli per una commissione urgente. E di che si tratta? E non ci capito. Oggi sono tutto solo che essa e ti raccomando, e tu metti rinda la macchina. Io porto qua. A chi? No, è che se non lo saccio. Lo saccio a me. Ma perché non l'hai accompagnata tu? Armi, io ho avuto un attacco di febbre violentissimo. Mi battevano i denti. È vero, Magolà? Ehi, ho dovuto correre con le borse d'acqua calda. Mi sono ripreso da un quarto d'ora e mi sono alzato dal letto. Professore, ma tu ogni volta che devi partire non ti senti buono, però l'altra volta ti è scoppiata la febbre, non ne ho vero. E si vede che l'aria americana non mi giova. La sento a distanza e mi fa male. Ma il canile municipale sta lontano. Armi, ma di che hai paura? Mica è la prima volta che i cani di Antonio vanno in quarantena. Ma tu lo sai da donna com'è fatto. Quello vede la legge a modo suo. E se succede che l'angoppa tratta una malamente quando chi le perde la capa, non considera dove si trova. Non calcola che si tratta di autorità. Anzi, quello se calcola pure questo si imbestialisce peggio e va a farmi malamente. Allora mi permetto di dire che tu non conosci Antonio Barracano. Antonio sa benissimo come si deve comportare. Chi lo si porta o cane? Ma chi è? Ah, è un guaglione che ha chiesto di parlare con donna Antonio. Era Filuccio Sant'Anello, un futuro panettiere. E la guaglione? È la fidanzata sua. Ah. Armi. Come ti senti? Una poco meglio, grazie. Dopo ti mando a prendere delle gocce calmanti nel caso ti facesse male la ferita. Ma grazie assai, professore. La guaglione è incinta. Katia, falla tra sì. Oh! Vieni, vieni! Ahi sta, signore, trasi. Buongiorno.
Come ti chiama? Rita. Io voglio una donna. Ma dormo. Siete venuti con la macchina? Con la macchina? Non ne mi sordo per accattare un motorino. Chi lo pade la cacciata era la panetteria. La Feluccio fatica al porto. Si fatica. Fa un facchino, un manovale, un guardiano, guarda cesso, fa qualunque cosa. Quando guadagna qualcosa sordo mi dà mano a me. Se guadagna, perché se ne guadagna. Voi morite fama tutte e due? No, tutti e tre. Agula, offri qualcosa. Se sta scendendo un rumore, stanotte faccio la nottata. Ma voi volete oriavola? Volete che vi accompagni? No, faccia per me. Venite con me. Cati, manda a prendere queste pillole. Faccia subito. Assettati. Modo scarfo un po' che basta. Mangia qualcosa. No. Me ne vado in camera mia. Tu mangi. Signora che mi ha voluto far mangiare, io non volevo niente. Mangi come una potete. Grazie. Ha già fornuta? Ugana? Ugana? Ugana, come sta? Sta buono Ugana, Mi sono assicurato che me lo devono restituire fra 7 giorni. Tutto a posto. Tu sei la fidanzata di Santa Maria? La fidanzata? No. Lui così ha detto. Ma dice così quando ci stanno estranei e mi deve presentare. Ma se ce lo chiedi in confidenza ti dice che io sono la femmina sua. Oh, e tu sai che significa quando un uomo dice che stia la femmina mia? E come non saccio? E che significa? E tu non lo sai? Ah, io lo so, ma voglio sapere se quello che so io è la stessa cosa che la Feluccia ha spiegato a te. E ricimo prima tu che la casai, La femmina mia non si usa né per la fidanzata neanche per la moglie, perché in tutti e due i casi l'affermazione, chiamiamola così, sarebbe un'offesa per la donna. La moglie è moglie. Quando si vuole parlare di lei si dice la mia signora. Non serie, conseguenze, uso l'affermazione la femmina mia in due casi solamente. Primo, quando tiene la necessità assoluta di parlare della sua amante. Ma l'interlocutore deve essere un uomo di provata fedeltà. Secondo, per un caso pietoso. In cui un uomo sveglio, provocatore, che vuole salvare una donna qualunque, mettiamo pure una prostituta, dalle insidie di una comitiva di uomini allegri. E allora che fa? Si dichiara possessore provvisorio dell'oggetto di sesso femminile e dice che sta qua non si tocca. È la femmina mia. Il tempo tuo significava quello che hai detto tu. E tu sei bicchiariello. Ma no, mo vuoi ricere un'altra cosa. E che vuoi ricere? Io facevi i servizi da una famiglia che stavi casa in viaggio a Cintalbino. E tutti i giorni va a cattoppare in da panetteria roba della Feluccio San Daniele. Ma che c'entra che la femmina mia? Aspetta, senti. Un giorno stavo a cattannoppano. Posso offrirti il cinema stasera? Ma di San Daniele? No, un meccanico se stava cattando certi taral. E mi dispiace ricettici. Ma io non vado al cinema con chi non conosco. Ah no, ricetto meccanica. E non fa niente vorrà ricere che ce va con Raviluccio. Raviluccio stai, ricetta Raviluccio. No. Tengo un appuntamento. E mi guardavo fisso, rindo all'occhio. Tengo un appuntamento alle 9 precise. All'ingresso del cinema Santa Lucia e mi seguitava a guardare. I capietti. Alle 9 precise, all'ingresso del cinema Santa Lucia, io sono dietro raccia Raviluccio che passavo sotto raccia mia. Io non volevo niente di più. Da quel momento mi è diventata indifferente qualunque cosa. La gente mi sa, vieni, guarda,
non guarda i magazzini, si mi parlano e non sente che la camariscena. Io quando sto con Rafiluccio sono contenta e mi pare lecita qualunque cosa. Hai capito? Io ho trovato a Rafiluccio e Rafiluccio ha trovato a me. Si sono trovate le anime gemelle. Mm. Ma tu sai niente che sta storia di Rafiluccio? Ehi, come no? Che le cava tosto. Quando arrivi croce e croce sono 3 mesi che ci è venuta questa fissazione. Ma secondo te avrebbe ragione fa che le catecise? Io quando sto qui a me pare che avrà ragione. Ma quando non ci sto mi pare che non avrà ragione più. E tu non sei stato capace lo fa che ne hai detto? Io? Tu. E che faccio? Che posso fare? Che le non è un'idea, è una malattia, notte non dormo. Siamo venuti perché dovevo parlare io con Don Antonio, no tu? Perdonate, Don Antonio, ma la ragazza non ha capito la personalità che tiene di fronte. E ti ho detto che quando non ci sono io devi tenere la bocca chiusa. Veramente sono stato io che l'ho interrogato. E rispondeva non sa niente, quando viene la Filuccia e parlate con lui. Santani, se mi vuoi parlare io sono pronto. Rita, vatti a fare una passeggiata in giardino, eh? Fammi sta presente e fammi sentire quello che dice un Antonio. Cammina, ma perché non può calare fuori? Un Antonio, dici d'angelo voi che mi facesse sta presente, vi voglio bene. Ma colà, fa compagnia a Guagliona, vieni con me. Aiutatelo, un Antonio. Ma siete, ti facci parlare, eh? Siediti e fammi sentire sto fatto. Donato, ecco. Donato, Don Nando, Santani, tu qualche ora fa sei venuto da me e con una sicurezza matematica e freddamente hai detto devi uccidere mio padre. Ma tu vieni imbacciata. In queste 2 ore ci hai pensato e ora non trovi il coraggio per dirmi che hai ragionato meglio sulla cosa. Ma non ti preoccupare. Vieni con me. No, Don Nando. Se mi vedete imbacciate è perché ho sentito parlare sempre di voi, ma non ho avuto mai l'onore di avvicinarvi personalmente. Quando si nomina Antonio Barracana, bocca chiusa e cappelli a terra. Per rispetto che sento per voi che non mi permette di parlare, diciamo, sfacciatamente. Voi mettete associazione, ecco. Ma uomo è uomo. E quello che vi ho detto prima lo sostengo adesso ancora. E lo sostengo fino a domani mattina. Quindi tu mi stai dicendo che per domani mattina hai liquidato tuo padre? E per forza. Ma perché? Ma tu sei scritta? E mettiamo pure che tu l'hai trovato scritto da qualche parte. Quindi l'hai trovato scritto e hai deciso. E che sei venuto a fare domani? Cioè, se tu vieni a domani mi dicendo aiutami, dammi la mano, intervengo, io ti aiuto. Però se mi vieni a dire che sei fermo nelle tue decisioni, perché l'uomo è uomo, io ti rispondo che l'uomo è uomo solamente quando non è testarda. Quando capisce che è venuto il momento di fare marcia indietro e la fa. Quando riconosce un errore commesso, se ne assume tutta la responsabilità e cerchi scusa. Quando amministra e valorizza Santani nella stessa misura, tanto il suo coraggio quanto la sua paura. Santani e l'uomo sono ghia. Buon consigliato ne vuoi? Don Nando. Siete padre e figli, lo vuoi capire, sì o no? Ma perché non capisci prima lui che siamo figli e padre? Quando sono venuto al mondo, il mio padre in casa già c'era. Quando è venuto al mondo, lui in casa non c'era ancora, Don Nando. Arturo Santaniello non è un padre, è una carogna. Se sei venuto da me per un consiglio, sono io che stabilisco se tuo padre è una carogna oppure no. Può essere pure una carogna si tu. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ma che vi devo dire? Che vado cercando l'elemosina per strada senza farmi vedere da Ritucci mentre mio padre fa fare i ritorni nella panetteria. Che per venire qua ha fatto i biglietti della circonvesuviana, andate e ritorno e se li perdiamo restiamo qua. Guardate se sto andando. Ma tu la loco. Tu. Da quanto tempo non ti vedi tuo padre? Da 13 mesi. Come ti sei lasciato l'ultima volta? Mi disse testualmente non ti riconosco più come figlio. Trovati i lavori in un'altra panetteria e stasera non mettere piede in casa mia. E da allora c'è stata gente che è andata da tuo padre a dirti che hanno detto questo e questo di te e altra gente che è venuta da te a dirti che tuo padre ha detto questo e questo. Non vi siete più incontrati? No.
Santana, io non ti ho proprio chiesto l'origine di questo dissidio, fratello padre. Ma tu devi sapere che le campane sono due e che a me piace sentirle suonare insieme. Una campana sola suona per i morti, è come vivo. Io sono vivo, una campana sola non mi serve, chiaro? Donando, permettete. La vostra parola conta, mio padre deve sapere da voi come stanno le cose e qual è la mia intenzione. Se non mi dà quella che mi spetta come diritto di figlio. Ti ho detto che la campana... Donando, sei armata? Sei armata, sta? Sì, signore. Ando, ma che è? Cadì. Trasi con la pistola che ha dentro. Fallo, Trasi. Ma con Cadì lo faccio chiamare io? Mi fate chiamare voi, don Ando? Te ne vado a te, forza. Ma viene con la pistola che ha vinto. Preta e spacca in capo la pistola. Don Ando, mi fate chiamare voi, don Ando? Ma se fate il satto, ti spacca la pistola, vatti. Ma che so, era fa? È così una mezz'oretta. Don Arturo Santanillo. A servire. Mi favorite, per carità. Accomodatevi. È tutta proprietà vostra questa. Don Arturo, ma da qua non si vede niente. Fino all'oliveto che sta a 4 chilometri e da che stata parte fino al mare è tutta proprietà mia. E allora la terra costava niente. Poco. Ma venite con me. Vi porto sopra, eh? Callase per meglio. Oi pe. Occhio. A cadere di calcio ho costruito una bella piscina. Poi con il tempo l'ho valorizzata. Ho costruito palazzine, villette, ho rifatto completamente tutte le fognature. Eh già. È proprio una zona di paradiso questo. Eh sì. Ma si chiama un architetto, un ingegnere? No, un altro che chiama l'architetto e l'ingegnere per andare all'elemosina. Facciamo le cose noi. Tengo un vecchietto, un capomastro di quelli là della vecchia guardia. I manovali devo dire che non mancano. Catiello, mio cugino, mi porta tutta la contabilità, sapete, pietre, cemento, mattoni, infissi. Mia moglie Armida cura tutti gli arredamenti. Insomma, un attimo, lavoriamo in economia. Una documentazione la dovete pure presentare, no? Ma sapete, un attimo, quella questa è una zona fuori tiro. Vuoi dare lo stammo a casa, ma sotto la Vesuvia. La gente non fa proprio all'idea che vi state costruendo. Che... E poi c'è sta Abusto, un attimo. Abusto? A busto. Che la là che prima di chiuderla ci si mettono i soldi a busto. Non ci vuole né l'architetto né l'ingegnere, che è la gente che tiene la laurea. E quando trovano una povera ignorante come me che vuole costruire, tanto lasciano. Quando portano ritto, o manicomio o fallimento. Eh già. Donato, io vi conoscevo di nome come persona fisica, ma non avevo mai avuto l'onore di parlarvi personalmente. No, l'onore è mio, per carità. Poi vi vedo spesso di passare per via Giacinta Albina perché so che abitate alla Sanità, giusto? Precisamente. E poi mi ricordo del famoso processo. Perché stavate in tribunale? No, no. Mi piace seguire i fatti di cronaca nera. Quel processo là fu un trionfo, un artufo. Sì, eh? Sì, fotografi in coppia giornale con l'avvocato. Io mi feci difendere da De Fonseca. Ah, De Fonseca, come? No. 8 testimoni a discarica. Assolto, legittima difesa. E i testimoni erano genuini? No, erano falsi. E De Fonseca? De Fonseca non sapeva niente. Lui presentava i testimoni, ma non sapeva che erano falsi. Quello è un altro che tiene la laurea. Se volete vincere una causa, la prima persona che non deve sapere i fatti veri è proprio l'avvocata vostra. Quello come si dice? L'avvocato è come il confessore. E io non mi confesso. I testimoni erano falsi. Ma io ero genuina. Tengo 3 costole spezzate. È mezza mascella inferiore di metallo, qua sotto qua non si vede, ma è tutta una cicatrice, vedete qua dentro qua? Eh? E l'hanno cucita a mano con il ferro, ma spazzeggiacchina. Il guardiano era tenuta a marvizza e scafata, ma faccia soia, morta e buona. E dovete sapere che la mia famiglia in realtà è umile di origine. Noi facevamo i caprai, io personalmente buttavo il capro pascolo, questo è tutto. Sapete,
antipatia, impuntatura, per fare pescare ragioni. C'è chi, ma perché capri tutto quanto passano a pascolare nella tua tenuta e sulle mino? Mi dovete credere, non è tu, con un fucile puntato. Perché guardiano la tenuta a Marvizio, sono chi va attento, se no ti spara, là sì e tu no. E una mattina, mi ero mangiato tanti pane e tanti formaggi, non è tu. Io scendevo di notte a lavorare, ero giovane, e presi sonno sotto un albero. Le capre, forse anche per abitudine, sconfinarono rintate in una marvizza, non è tu? Mi scete sotto un terremoto, schiaffa, cazzotte e pugni da tutti i posti della vita mia. Io non sapevo se mi stavo spugnando, era un fatto reale. Io sentivo soltanto la voce, quella carogna che faceva... Frungata, frangata, così dal ricordo chi è o addiano era tenuta a marvizza, frungata, frangata, mi dà mentre rimmazzata, pensavo che se ne stava carendo la montagna. Avrete questa faccia, cavi? Una maschera di polvere e sangue che la carogna mi ha scettata là in terra, là. Se ne scappò. E quello dovette pensare, io l'ho ucciso. No. Mi scende la sera. Andai a pronto soccorso, ma io là, dissi niente, dissi che ero caduto in un burrone. I giorni passavano e io non dormivo più. Non mangiavo più, non riuscivo a sapere uscire. Mia mamma, ci ha dato ieri, ti ho preparato quello, piattello di pasta e fagiolo che ti piace a te, ma ti voglio bene, ma vatti. Mio padre, quello si preoccupava, no? Dicevo, voglio, ma tu non è che ti sei innamorato con lui, ma mai ci sei innamorato di nessuno, io. Non ci battevi il porto, era diventata una, come ci fa capire, una pila elettrica. Una febbre. Una febbre 38-39 che si stava mangiando la vita mia. Come faccio a capire a voi? Mia mamma non teneva sorda. Chiamò 2-3 medici, nessuno si sapeva spiegare come all'essere che la malattia. Ma come faccio a capire a voi? Non è tu, io camminavo per la strada e veniva la giacchina. Cioè io veniva proprio. Io mi spicchiavo innanzi alla vetrina, facevo ma non è che sei giacchina, la sera vicino lì ti chiamavo, mamma che sei giacchina, io non riuscivo a dormire più, facevo, io sono giovane, io non voglio morire, se non morire, ecco, quella che sarà la fissazione, dice, se non morissi non posso scappare, o io so io, o io so io, io so io, io so io. Una mattina, io procurai un coltello a Serra Malina, no? E piano piano io mi avvicinai alla tenuta Marvizza, ma da credere non ha tu non facetta proprio di mamma con due fucile. Ma sei stato tu? Non sono stato in un macchino da facevi. Ma come non sei stato tu? Non sono stato in un macchino, te giuro. Tu giuro facevi, giuro con le figlie, io giuro con le figlie, giuro innanzi a Dio, io giuro innanzi a Dio. Non ho tu quella carogna giurava con le figlie, che la carogna giurava innanzi a Dio. Quello se mi avesse detto sono stato io, Antonio Barracano l'avesse perdonata, ma poi... E che la può andare tu? Quando la mano va, ha diventato automatica. Ho vedito quanti anni sono passati, ma io l'ultima coltellata che la cara ogni giacchina non ce l'ha girata ancora. Tre costole rotte, una mandibola spaccata, una maschera di polvere e sangue. Donato, scusate, ma non lo potevate denunciare all'autorità? Già. Il discorso ci ha portato fuori strada, ma sto facendo perdere un sacco di tempo. No, per carità, anzi. Ho avuto l'onore di una vostra confidenza. Ma perché il colloquio si è svolto tra me e voi? Ma se invece di due eravamo in tre, a bocca mia. Ho capito. Armi? La mia signora. Oggi preparate una bottiglia. Osservo. Arturo Santaniello. Piacere.
Piacere. Armi, a come ti sento? Un poco meglio. Ah. Scusate, Manuetto, eh. Vi ho mandato a chiamare per chiedervi una cortesia personale e per contribuire con il mio intervento, se posso, alla sistemazione di una vertenza che non piace a nessuno. Nemmeno a voi, se facciamo ricorso ai sentimenti sani di uomo onesto, quale siete? Dite pure, donna Do, qualunque cosa sono a vostra disposizione qua per servirvi. Voi mi favorite, per carità. So che tra voi e vostro figlio Rafiluccio non corre buon sangue. Ah, tengo un figlio? Io vi ho parlato da uomo, vi prego di rispondere da uomo. Tenete un figlio che si chiama Rafiluccio? No. Tenevo un figlio che si chiamava Rafiluccio, e mo se non me lo dicevate voi nemmeno me lo ricordate. Talmente che è insanabile questa frattura. Don Andò, io faccio il fornaio da quando tenevo 12 anni. E con il lavoro, il sacrificio personale, sapendo fare il mio mestiere, oggi tengo due panetterie che rendono. Mi sveglio alle 5, ancora oggi, tutte le mattine lavoro duramente. Mio figlio Rafiluccio invece non scansa fatica, vagabondo, scostumato e pure disamorato. Ma scusi, io ti dico, è questo per il passato, perché poi in seguito me ne sono guardato bene dal trattarlo ancora come figlio. Io ti dico, Rafiluccio, stasera non esci. Tu stai con me, ci guardiamo la televisione, ci giochiamo a carte, niente, se me lo dicevi stamattina tengo un appuntamento, tutto scuso. E preferisci gli amici a me. Ma quando voi lo sapete, mia moglie è morta in una sparatoria. Noi abitavamo al primo piano e una pallottola vagante l'ha colpita proprio qua. Siamo rimasti soli e lui. Capito, domani si deve portare questa carta al comune, mi raccomando che scadano i termini. Sì signore, dopo 3 giorni... La carta sta ancora nella tasca della sua giacca. Ma per dirvene una, no? Io il venerdì ho l'abitudine di mangiare baccalà in bianco. Rafiluccio mette 2 spugne di baccalà, sì signore, e questi giovedì pomeriggio, a sera torna a casa, l'avete messo voi a spugnare un baccalà, no? E manca Rafiluccio. Ma volete sapere fino a che punto è disamorato? Io tengo un ritratto della buonanima di mia moglie che l'ho fatta fare della stessa grandezza del ritratto mio che sta giù in bottega. E ogni venerdì del mese ci cambia le candele, i fiori, insomma, è una devozione che tengo. A Filù, domani si devono cambiare le candele, come se l'avessi detto al vento. Se non le cambio io, le candele, sta fresca, a buon'anima la mamma. E questo che significa, donna Do? Che quando avrò chiuso gli occhi io, rimarrà al buio il ritratto mio e quello di sua madre. È sbagliato, è pigro, io sono un lavoratore, lui è un parassita, non possiamo andare d'accordo. E poi ve l'ho detto, è disamorato. Ho capito, ma se voi lo aiutate... Ah, ecco, se apro la borsa. Io vi capisco, e un altro voi dite, se apro la borsa mio figlio mi diventa affezionato. Bravo. Non ho capito, un altro. I figli prima si fanno, ma poi si comprano. Ma io non voglio spendere. Voi tenete 2 botteghe. No. Se parlate della bottega che tenga via Toledo, lei è meglio che non si accosta proprio. Purtroppo personale maschile non ce n'è, ci sono solo ragazze con la divisa celeste, la cuffia in testa che servono al banco e a Napoli ha fatto effetto. E poi c'è una russa che va da tutto e porta i conti a me. È una bella donna questa russa, Onartù. Se parliamo invece del negozio che sta in via Giacinto Albino, e là ci sono io. E dove ci sono io, donna Do? È meglio che lui non c'è. E poi, fatti di casa mia, con tutto il rispetto che sento per Don Antonio Barracano, devono rimanere a casa mia e non ho nessuna intenzione di mettere i manifesti. Troppo giusto. Una cosa però ve la posso dire. Prego. Qua non si tratta di 2 estranei. Qua si tratta di padre e figlio. E se mio figlio è venuto da voi per farsi mettere sotto la protezione, allora voi dovete capire che questa protezione mio figlio non la sta chiedendo nei confronti di un estraneo, ma nei confronti di suo padre. Va bene? Vostro figlio non è venuto a me a mettersi sotto la protezione, ma a comunicarmi le sue intenzioni, che per il momento non vi posso dire. E io vi credo.
Io vi credo per la persona che siete, ma devo pregarvi veramente di non occuparvi più di questa faccenda, in quanto non è una faccenda pubblica, ma è un fatto privato, di famiglia. Non vi offendete. Niente affatto. A casa sua, ognuno è padrone. I soldi miei, Raffiluccio, si può ascoltare. Tenete un bello orologio d'oro. Sì, lo comprai tanti anni fa, a un'asta benefica al Banco di Napoli. State buono, andato. Qualche anno fa, un attimo, io stavo passeggiando con mio figlio Gennaro a Cavaieri, nella campagna. Mi piaceva camminare con lui, perché io quando parlava, gesticolava che in mano faceva i ragionamenti. E parlando mi disse, papà, ma è vero che quando tu vai al Camposanto che sei tutta proprietà mia? A 8 anni. A 8 anni. Allora i figli aspettano la morte rubata. Geraldine, Gennaro, i figli miei aspettano la morte a me. No, Gennaro disse io, no quando vai al Camposanto. Adesso. È tutta proprietà tua adesso. Chiamai il notaio, feci fare parti uguali di tutto, pavai e tasse, e feci donazioni in vita ai figli miei. Ma quando mi chiamano papà, io e loro sappiamo benissimo cosa vuol dire quella parola. Concedetemi un minuto di permesso. Accomodatevi. Sei messo sotto la protezione. Ma vi ho appena detto che non è venuto per questo. Io sono venuto per un'altra ragione. E allora che c'entra sicca? Voi c'entrate perché siete parte in e fuori causa. Donando, io non mi capisco. No. Capisco solo che a suo schifoso non si doveva permettere di incomodare a voi e a me. I ponti fra me e lui si sono rotti, è uscito da casa mia, se n'è andato dalla bottega, i fatti suoi non mi riguardano. Ma stai certo che la puttanella a casa mia non entra? E chi entra? Vado buono, Nando. Entra quella schifosa che prima ti ha rimbambita e mo sta mangiando i soldi tuoi, eh? Entra russo, quella zoccola era russo. Oh, ma che è stato? E io che non trovo lavoro perché ovunque vado mi dicono. Ma vostro padre perché vi ha licenziato? Mi chiudono la porta in faccia, lui mi discredita. Parla male di me per giustificare il licenziamento. Ma va puttana sei spalle senza limite! Qualunque somma c'è sta puttana sola! I soldi sono i miei. A casa mia, tra si chirichi io. Via, c'è Cinta Albino, da voi scordare, non ti voglio vedere più a te. Raffilo, per carità, non mi fa mettere a paura. Qua c'è pure la fidanzata con la relativa prossima prole. Totò, che è? E niente. E niente. Mi fai schifo. Donato, io me ne vado. Vi chiedo scusa se non sono potuto addivenire al comando che mi avete dato. Sono a vostra disposizione per qualunque altra cosa. Vi stimo e vi rispetto per come meritate, ma per quanto riguarda le cose della mia famiglia, vi devo dire fatevi i fatti vostri. Hai parlato tutto sbagliato. Ma non mi riferisco a queste ultime cose che avete detto, no. Ma da quando siete entrato fino adesso. Questa è una vostra opinione. Sta zitta! Quando parli ti sta zitta. Eh già, pure perché se parlavate giusto era proprio la stessa cosa. Perché voi, nei miei confronti, siete handicappati hanno fatto. Ma siete antipatica. Maronna. Panetti, a me fatevi fatti vostri, ma l'ha detto mai nessuno. Ma forse perché fino adesso non eravate mai entrato nel vivo di una questione privata, di famiglia. No, perché ti ha accordato conferenza. E la conferenza ti ha fatto scordare un uomo mio. È meglio che tu ricordi.
Io mi chiamo Antonio Barracana. E che già fa? Io sono un uomo onesto, un lavoratore. Rispetto la legge e mi chiamo Arturo Santaniello. Stai armato? No, non sono armato. Non sono armato. Don Antonio Barracana non ha bisogno di suggerimenti, no, sa benissimo come deve comportarsi nei confronti di un uomo disarmato. Mettiti il pistolo sopra la tavola. Tutto quanto. Onorato, sei una schifezza roba. E questo è un giudizio che viene da una persona come voi. E l'accetto di buon grado. Sì, ma fa tantona. Prendo nota e faccio ammenda. Sì, una munnezza. Vi bacio le mani e vi chiedo perdono se la mia presenza in questa casa ha potuto compromettere anche solo per un momento il suo candore. I processi si possono accomodare fino a un certo punto. Le prove si procurano, non sempre. I testimoni si comprano, ma ci sono pure quelli che non si fanno comprare. Un poco di pazienza da parte mia e un poco di prudenza, da parte vostra. La legge è fatta bene, Onorato. Sono gli uomini che si mangiano fra di loro. Ma come vi posso dire, è l'astuzia che si mangia all'ignoranza. Io difendo gli ignoranti. Poi beh, a Baci ci stanno i guaglioni, lo portano a Napoli. Non è nonno. Vuoi pa! È una carogna. Non andò! È una ferma. Ma mi non mi firma ancora per te. È tuo padre che sia forza sogno, isso l'ha capito, e tu no. C'è stato l'ergastolo, capito? Ergastolo. Ergastolo, eh. Raffilo con San Mannuglia. Non andò salvato. È tuo padre. Come non può? E se non te ne importa, sei nata carogna pure tu. Tu non hai capito buona. Se Antonio Barracana ti aiuta patata, se ne va a quell'altro mondo in meno di 24 ore. Ma mo subito mi spiega. Armi, sieni. Posso sieni. Cati. Ok. Armi, sentite tutto quanto, eh? Tu vai in viaggio a Città Albina, mettiamo che la bottega di tuo padre sia qua. Tu arrivi e aspetta. Appena sei fatto tu, io spara 5 colpi. 4 anni a destinazione e tu leva torni un colpo. A due colpi la vetrina e la bottega di fronte. La pistola, ma che la teneva tuo padre? Hai sparato il primo colpo, tu sei più giovane, più lesto, e disarmati i fattoriesti. Licenziamento abusivo, rifiuto d'alimenti, convivenza con una prostituta, prova contro prova, testimonianza. Io o te la faccio cavare con poco, o ti assolvo a formula piena. Allora, Nando, ci parlata tedesco. E tuo padre non lo può fare tu, non ti posso aiutare io. Non ti fissa la questione dei principi. Alle volte un uomo si inguaia, io. Perché avendo sbilanciato una parola con gli amici si preoccupa di quello che possono dire. Ma gli amici si rendono conto. Ma si capisce? Voi siete giovani, tenete tutta la vita innanzi a voi. A Maronno va aiuto. Ma vanno pure uno figlio e quando ci stanno i figli a Maronno non si scorda nessuno. Chi lo mo si piglia pure la patente? Si si piglia la patente nel posto di Truam, una mano va a noi. Ricordati quello che ti ho detto mezz'ora fa. L'uomo è uomo quando capisce che è venuto un momento di far marcia indietro e la fa. Il mio vero professore. E io non la posso fare marcia indietro. Donando non è colpa mia, credetemi. Io quando penso a quell'uomo, non lo posso chiamare nemmeno padre, guardate.
guardate in mano, mi tremo tutto quanto. Ho pensiero è fissi, a notte non dormo. Non parlo, non dormo, non mangio. Mi penso sempre la stessa cosa. Mattina pensiero, hai capito, mattina. E non se ne va, tornando, non se ne va. Un amico mi parla. Io sento la voce di mio padre. Chiudo gli occhi e lo vede, li apre e lo vede lo stesso la notte. La notte lo vede vicino al letto mio. Guardate che sono ridotto. Non posso campare. Non posso campare con una febbre a 38-39 continuamente a casa sta mangiando la vita mia. Non voglio morire. Io sono giovane, ma non voglio morire. Ois. Oi. Ois. Oi. Ois. Sono un nato. Tutto il tempo di pagare. O tu, tutti e due non potete campare. Mi hai pregato di intervenire. Intervenga. Ero Arturo Santanelli, tuo padre. E come te l'ha da sapere tu perché sei venuto da me? Quali sono le tue intenzioni? E perché io mi sto occupando di questa faccenda? Armi, mi dà chi sta. Sta tutto gelato. Ehi, assistiti qua. Assistiti. Posso venire con me? Cadi porta macchina. Va bene. Armi mangiata. Io vado a Napoli. Faccio tardi. Aspettatemi qua, eh? Ehi! Fernando, tutto a posto. Tutto a posto? Ma mica stai aspettando qualcuno, tu? No, no, stavamo caffiando. Ah, te. Cattati un altro pallone. Grazie. Andate. Buonasera. Arrivederci.
Vedi, ma pedi avvicina la panetteria. Andiamo, tutto a posto? Sono andato tutto a posto. Posso io non mi sento tanto buono. Accompagnatemi a casa. A casa che può avere subito? No, 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 a casa che... Posso oggi chiamare Immacolata? Stasera facciamo una cena a casa. Mi invitano poco gli amici. Chiama tutti quelli là che sono venuti stamattina. Tutto qua? Tutto quanto. Russo, mi raccomando, prima venire adesso, tu cozzi. Va bene. Famaro, non andò, siete tornati. Buonasera, lui. Solo per stasera. Rimane tornando un po' su. Quindi se non vengono fritti, se ho capito, Annantoni preferisce stare là. Lo saccio, però è meglio quando state qua, non andò. Tornate a Ambrese. Andiamo, che tiene? Ma vado da capo. Sarà sto fatto che non dormo mai. Vuoi bene? Ma vado a mettere in la macchina e vado a fare un servizio. E Antò, come stai? Io ho fatto il giro che mi hai detto, eh. Stasera vengono tutti quanti. Mi hanno confermato. Oh, Antò! Che ti? Oh! Oh! Invece di dire che ti sentivi male e che ti volevi riposare qua, non potevi dirmi la verità. Facevamo una corsa al pronto soccorso. Ma che è successo? Avrà creduto che avevo cattive intenzioni. Non lo so. Come succedermi fatto? Un urtiello. O lo tenevo già in mano, l'ha pigliata con un bancone, non lo so. Mi ricordo soltanto che quando... Mi ha dato a botto che è trasuto un cliente. E chi era? Oh, Guz. Non ho già capito, Guz. San Danilo se ne è fiuto e Guz ha preso esso. Ma tu non eri armato, Antò? Ma come? Non era armato. Ai. Chiama. Ecco. Nella pistola. È passata mia figlia Geraldina innanzi all'occhio. Ho pensato immediatamente alla famiglia mia, ho detto io qua, si spara, la catena dei delitti continua, si allunga. Mi sono messo una mano in coppa ferita, bella stretta e sono venuto a voi. Io ho fatto quello che mi ha detto di fare. Ho avvisato gli amici uno a uno per la cena di stasera e mi sono allungato fino alla bottega del cuozzo che mi ha assicurato che verrà. Ma tu hai capito, pericolo, qual è? Qual è? Un cuozzo. Se un cuozzo racconta i fatti come sono aiuta, i figli mi vanno in galera. Andò.
Ma questo non era quella che stamattina dicevano Antonio Padre Napolo, Antonio Padre Nostro, Totò, te volimmo bene. Andò, tu tieni una ferita profonda, 6 centimetri. Io ho fatto una fasciatura stretta, questo è tutto. Facciamo una corsa al pronto soccorso. No. Sì. No. Fai una denuncia contro ignoti senza fare nomi per nessuno. Ma questo è per quanto riguarda le autorità. La famiglia mia. I figli miei. O sanno tutto quanto che hai sognato a parlare con San Danilo. Immediatamente stabiliscono tutta la verità. Gennaro, Armide, Cadiel, Geraldine, tutto quanto contro San Danilo. A tuo sangue, a di vendetta, basta. Io non ce la faccio più. Basta. Ma come ti sai calma? Ma... Buonasera. 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 Andando, oggi portate con l'asta come avete detto. Poi ci stanno insalate, formaggi. Sì, sì, sì. Porta in cucina e comincia a preparare. Grazie, Magola. Ora per funesto. No. Ma quella, lascia stare. Tu dopodomani volevi partire? Parti. Con la cena di questa sera ti diamo l'augurio di buon viaggio e di buona permanenza in America. Oh, Russo, non mi sento niente. Sudo. Questo sì. Non mi manda neanche la calma. Non mi fa tutto cosa freddamente. Immacolano poco acqua. Lo vedi che cominci a bere? Io tengo sete, che già fa? No, tu non tieni sete. Tu tieni il peritoneo spaccato e la milza forata. Ah. Che arrivi in America ti aspetto un amico mio, l'ho appena chiamato. Gli ho detto che mi sei stato vicino in tutti questi anni, che hai servito la causa con fedeltà. Ma la cosa più importante di tutte, gli ho detto che ti deve presentare a tutti gli amici, ti hanno rispettato come se fossi io stesso in persona. Pensa che va buona così? Oh. La porta sera sono fatta la milza. Il fatto è successo un'oretta fa, noi un'altra ora di tempo ce l'abbiamo. Non dicelo mai. Ci sta? Sì o no? Sì. Tu prima che parti mi fai una cortesia personale. Il Ricana. Ha una cella e malavita ci ha pensato. La famiglia mia non vede di buon occhio che le due bestie. Mia moglie Armida sicuramente il regalo. Ed è capace che capita una mano in Arturo Santanello. A te, con due siringhe, non manca modo. Tranquillo. Non mi fa soffrire. Posso mi voglio cambiare? Non voglio farmi trovare da mia moglie Armida, i figli miei domani mattina in queste condizioni, guarda qua. Che se robi sporchi sangue, gettateli in un borsone e falli sparito. Che altro dobbiamo fare? Ah. Posso prepararmi il referto medico? Non c'è bisogno. No, no, posso, facciamolo. Lo faccio io quando è il momento. E chi scrive? Quello che vuoi tu. Collasso cardiaco, professore. Va bene. Il mondo dell'aldilà esiste, eh? E come no? E si incontra Giacchino Sputo in faccia. Chi stai, Woods? Speriamo. E
per la fiducia San Daniele con la fidanzata. Ma che sta che ci fa qua? Parla tra sì. Parla sì, don Antonio sta qua. Buonasera, Nando. Buonasera. Buonasera. Donna Nando, avevo necessità di vedervi, non sapevo dove trovarvi. Ho fatto un incontrato Guz. Guz? Lui mi ha detto che stavate in casa e che vi trattenete a Napoli. Tant'è vero che l'avete mandato a chiamare stasera qua. Dunque? La vostra signora, donna Armita, è una santa. Me ne ha detto tante e tante che non vi dica, mi ha commosso. Donna Nando, mi sembrate di parlare con mia madre. Ha detto che ci dà un quartino di due stanze e cucina che tiene sfitte. Quindi aveva preso simpatia per riduce. Ha detto quando vi sistemate incominciate a pagare il pigione. E vostro figlio si piglia pure a Rafiluccio a lavorare con lui. Io poi, donna Nando, ho pensato alle parole vostre. L'uomo è uomo quando capisce che deve fare marcia indietro e la fa. Voglio essere uomo, donna Nando. E vi sono venuto a dire di non preoccuparvi più della faccenda di mio padre. È stata Maronna. È brava Maronna. Ma come sono contenta. Sono contenta tanto più che la conversazione con tuo padre ha avuto un esito positivo. Oh. È caito? Candaricela. Ha detto ditemi qual è la somma che devo dare a mio figlio Rafiluccio. Io ho sparato grosso. Lui sul principio voleva risparmiare, ma poi in mia presenza ha dovuto cedere. Ma voi che dici? Ma i soldi di Don Ghi. Poi mi faccerà tuo padre quando è un momento. Professore, tu sei a rostare cacciaforte, fammi la cortesia. Fanno buona salute. Donna Nando, io non so come ringraziarvi. Grazie, Nando. Vieni, Nando, piccere. Pienso solamente a fare figli assai. E mo si veniato, ci facete una grande cortesia, perché io, professore, aspettiamo gente. Allora noi ce ne andiamo. Ma quello accompagni qua di un aporto. Buonasera, professore. Buonasera. Nando, come ti senti? Non mi sento niente. Sudo. Questo sì. Professore, sentito vino bianco o rosso? Poli arrosto vino rosso. Porta! Sto andando. Chi sto Woods? Buonasera. Maronna, come ti ho? Grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera, Russo. Accomodati. Nando, buonasera. È l'ultima volta che vedi Antonio Barracano. Ma voi che dici, professore? Non c'è sta niente a fa. Perderemo un grande amico. Dunque, la cosa è delicata. Il fatto che è successo un'ora fa. Tu sei l'unico testimone. Non c'era nessuno, no, nella bottega, Antò? Lui stava là proprio nel momento giusto. Antonio di questo si preoccupa. Sa benissimo chi sei e la devozione che senti per lui. Ma di che state parlando? Del fatto che è successo un'ora fa in via Giacinto Albino. Ma quale fatto? Ugo! Ehi! Ma non era tu un'ora fa? Nella panetteria in via Giacinto Albino mentre stiamo parlando a San Daniele? No, Ando! Un'ora fa stiva a casa, hai pigliato uno sbaglio. Stiva a casa? Stiva a casa. Hai pigliato uno sbaglio? Hai pigliato uno sbaglio. Non sai niente, non hai visto niente. Non hai visto niente, Ando! Ciò dovevo mandare a chiamare. Era proprio quello che mi voleva sentire, dicevo. Professore,
Possiamo stare tranquilli. Sto fatendo, non parlo. Ui. Quando si è trasuto la porta, mi guardate in faccia, io capite. Il professore ti ha spiegato e te mi sono sicuro. Ugo, questa sera noi festeggiamo il dottore che deve partire per l'America. Questa è una scusa, ma noi con te possiamo stare tranquilli, tanto tu non parli. Sei una tomba tu. Trovandosi qua domani tutti gli amici potranno testimoniare e dire perché io mi sono sentito male. Ma che è stato? Che è successo? Niente. Antonio era malato di cuore. Ugo, collasso cardiaco. Stasera riesci pure tu. Ti mangi un pollastro, ti bevi un bicchiere di vino. Così domani fai da testimone pure tu. Falso, però. Lo vedi che ho ragione io. Si gira a vuoto. No. Tengo ragione io. Un Antonio Barracano oggi, un altro domani, un altro dopodomani. È capace pure che i figli miei addosto fatenda. Trovano un mondo che gira lo stesso, ma meno rotonda. È una poco più quadrata. Sei d'accordo, professore? No. E non so che tempo che io e te non siamo proprio d'accordo. Dammi una mano, ma voglio cagnare. No. No. Me ne manca. Aspetta. Sono stato minacciato, Andò. Osaggi, tieni famiglia pure tu. E non me la sa così. Che buono. Saluto, Mando. Ti saluto. E da mamma. Amana? No. Hanno lasciato solo. Io quest'uomo lo amo e non mi sento perdere. Tutta me stessa io l'amo, perché l'essenza della vita terribilmente io l'amo. E fuga ma fardere, raga pupera io l'amo, e non voglio studiare, scemo. Ma noi siamo tutti quanti amici e vi ho capito, non vi dovete preoccupare. Questa casa? È una casa, non la vedete? Ma guardate se appariccione una tavola e più tardi verranno altri amici e ci sarà una cena, Sant'Ani. Vi da sta tranquilla. Ma quella codina? Io sono un uomo. Non sono un bambino che si prende, si preleva, si porta dove si vuole. Ma c'è una giustizia a questo mondo o no? O veramente un libero cittadino deve sottostare agli abusi di gente prepotente, di fuorilegge, che ti fanno passare nuovi? Io sono un uomo onesto, un lavoratore, lasciatemi andare. Ma con la madonna si fa cantando. Scema che spietta volassa, chi là è tutta in famiglia.
una tonzolia. Uno schifoso. Non si contente? Li mandate in galera a padre. Li distrutte finalmente a casa mia. Cadì, tu mi hai detto di portare il libretto degli assegni, l'ho portato. Io domani parto. Dimmi la cifra, quando volete. Dai, rispondi. Rispondi. Rispondi! Ah, non sono degno nemmeno di una risposta. Ah, siete voi. Arturo Santaniello, bravo. Vi siete ridotto bene. Io ero un uomo onesto e mi facevo i fatti miei. E voi per questo state qua. Per un fatto vostro, un fatto che vi riguarda. Un fatto che avete cominciato con gli occhi chiusi e dovete finire con gli occhi aperti. Vici, che fai là? Trasa! Vieni, vieni. Porta. Vado io. Magulà, arrivi a finestra. Pasqua, grazie di essere venuto. A posto. Grazie a te per l'invito. Buonasera, Vaglio. Buonasera, Fernando. Accomodate. Ando, e chi si vuole sacca? Pasqua, ma non ho la conferenza. E tiene ragione, non ha la pena. Buonasera. Buonasera. Mettiamoci a tavola. Ma quella puoi servire? Deve pigliarmi da curra. Castagne pulasta. Buon appetito. Grazie. Ma colà, tu mangi con noi. Ma c'è sto signore là. Il signore non tiene appetito. Scusatemi tutti quanti. Ma io questa sera non mi sento tanto bene. Quando? Pasqua. La natura umana così è. Ma se stai bella, buona, piglia e ti tira la pugnalata. Ma è così niente. Questa sera io vi ho mandato a chiamare per festeggiare il dottore che deve partire per l'America. Il dottore in tutti questi anni ci è stato vicino. Ha servito la causa, è vero, Paolo mio, come ti senti? Poco peggio, non andrò, grazie. Sarebbe rimasto ancora in mezzo a noi, eh? Se non fossi stato proprio io a dire, basta, professore, è arrivato un momento. Ci dobbiamo godere la famiglia, ci dobbiamo ritirare a vita privata. Speriamo che col tempo non ci sia più bisogno in Antonio Barracano. Insomma, veramente ci volete lasciare? No. Tutto finisce. E finisce bene quando finisce con una cena e in buona compagnia. Oh, Orlando! Mi fa piacere di vedervi qua, Orlando. Così ho potuto sapere che è finito il malumore che ci stava con vostro figlio Rafiluccio. Con Arturo era angustiato per una questione che era nata con suo figlio, ma fortunatamente io ho potuto appianare ogni cosa. Con Arturo io vi ho servito. Ho dato a vostro figlio i soldi che voi stesso mi avete chiesto di dargli.
Don Arturo non si trovava presso il libretto degli assegni e l'ho dovuto favorire io. Ma mo l'ha da portata. Sì, signore. È data la mano, professore. Preso in testa l'Armida Barragano. La cifra conosce. La firma. Questa segna. Consegnala direttamente nelle mani di mia moglie. E che resto silenzio? Eh? Mangiate! Bevite! Allora rimangiamo, non è che non lo sapevate! Prego, prego! Ah, sei grosso! Mangiate però! Non mi commenti, Buon appetito! Buon appetito, Valomì! Ma non c'è buon appetito! Pure patate, non è una torta! Aspetta, ma... Allora rimangi, buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Antonio Barragano è morto! Sindaco, Rorione Sanità, sindaco. O sindaco, Rorione Sanità, sindaco. Accussi mannaggia ma, permettete mi presento, forse in un modo un po' strano. Il mio inizio e la mia fine, il nome è Antonio Barragano. Quando arrivo si spalancano le porte, anche se poi non sanno che il mio incubo costante è stato a farmi forte. Un giorno andai incontro alla morte, una carogna schifosa, infame, assai nervosa, mi riempì di botte. Costo le rotte, mascello sfrandumata, ero solo nu creatura e decidetti fa cazzata. Ma avvicina 4-4 alla tenuta, dice tu sai già chi si giù, diretta prima curtellata. L'atomo si spaventa e pure si sparto bene, ma l'aria si fa pesante quando contra San Daniele. O cuore sta pure stasera, ti mangiano pullastre, stiamo in compagnia, ti vivono bicchieri. Collasso cardiaco, basta che vendette sangue, bocchietta per piacere. O sindaco. Rorione Sanità, sindaco. O sindaco. Rorione Sanità, sindaco. Accussi mannaggia ma, professore a mano a mano che mi c'ha cagnà. Non voglio che armi da me veri, c'è n'era addosta. E non volesse che pulisse, facesse sta vita a capo. Che se sbaglia la c'è fatta, è proprio per non c'è fa. E mo capire a Geraldine, durare lo vaso. In cella che fatica fuori, piccione torna a casa. E non dubitasse mai bene che là c'è voluto. E che pronuncio l'uomo mio, se ci serve un aiuto. Amo una cella e amo la vita, non ne fa soffrire. Non sono mai stata vista buona la famiglia mia. A te con due serengo non ti manca moto. Magari incontro al lato Munni, allora ci pensi. E per farmi professore, te ne ripartiva a te. America ti aspetta, stai in impegno. In quanto a me che mi sta a cuore sta città. Mo è per sempre, mannaggia ma. O sindaco. Rorione Sanità. O sindaco. O sindaco. Rorione Sanità. O sindaco. Accussi mannaggia ma.